L'amministrazione regionale e il settore imprenditoriale nelle prossime settimane lavoreranno fianco a fianco per rilanciare l'economia e trovare soluzioni per un'uscita dalla crisi. E questo è il risultato dell'incontro di venerdì 19 settembre tra la Giunta regionale della Valle d'Aosta, le associazioni imprenditoriali e i professionisti riuniti da Confindustria. L'incontro in particolare è stato voluto e organizzato dal Governo regionale per rispondere, dopo verifiche e approfondimenti tecnici, agli spunti presentati nel giugno scorso in un documento scritto dai rappresentanti degli imprenditori per ridare slancio al sistema economico valdostano. In concreto, già dalla prossima settimana saranno costituiti e sarà organizzato il calendario di incontri di 3 tavoli di lavoro. Ad ognuno il compito di affrontare e proporre miglioramenti sui nodi più problematici con cui le imprese e la comunità valdostana stanno facendo i conti da diversi anni. Innanzitutto l'eccesso di burocrazia e la necessità di uno snellimento delle procedure messe in atto dalla pubblica amministrazione, che spesso generano perdite di tempo e denaro per imprese e cittadini. Il secondo gruppo di lavoro affronterà il problema dell'accesso al credito, troppo difficile per le piccole e medie imprese valdostane in questo periodo di crisi economica e serio impedimento alla realizzazione di nuovi investimenti. Ultimo, ma non meno importante, è il problema dell'occupazione, che sarà al centro dell'attenzione e oggetto di confronto del terzo tavolo di lavoro. L'attuale tasso di disoccupazione al 9%, che raggiunge il 30% per quella giovanile, richiede la programmazione di una strategia complessiva e di misure specifiche in grado di creare nuovi posti di lavoro, in particolare per le giovani generazioni. Nel corso dell'incontro il presidente Augusto Rolandin e gli assessori Emily Rini e Pierluigi Marchi, in particolare, hanno illustrato quanto già messo in campo per far fronte alle difficoltà evidenziate dalle imprese, con particolare attenzione all'occupazione giovanile e all'incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola.